cui venne presentato anche molto materiale pittorico di Delia Caetani. C'era una mostra che faceva un po' il punto della sua arte, perché tutte le opere di Delia erano state trasferite alla Fondazione Roffredo dopo una vendita, perché hanno realizzato presso una galleria romana una vendita, insomma, delle opere più importanti. E quindi in questa occasione, in questo convegno dei Caetani del Novecento, ci fu anche un aspetto pittorico. Questa mostra però, che poi era limitata, diciamo, all'individuazione di alcuni temi, è legata ad alcuni personaggi, non tutti Caetani. Non avendo lo spazio sufficiente in quell'occasione, soprattutto era legato proprio a una questione funzionale, e c'era una quindicina di vetrine, ecco, in queste vetrine dovevamo sistemare del materiale originale che veniva sia dalla Fondazione Camillo, quella di Roma, che poi è la sede dell'archivio vero e proprio della famiglia Caetani, e in parte il materiale che proveniva da un grandissimo contenitore che Leone Caetani aveva lasciato alla stazione Termini, e che la seconda figlia, Sveva, fino al 1994 continuava a pagarne la tassa di deposito. Quando è morta Sveva, la fondazione che lei in Canada aveva intitolato al padre, non avendo proventi economici, sopravvivendo un po' come tutte le istituzioni culturali, aveva mandato il conto alla Fondazione Camillo. La Fondazione Camillo, in un'assemblea congiunta con i membri della Fondazione Roffredo, hanno deciso di pagare, non sapendo cosa ci fosse dentro, ma dentro c'era di tutto e di più, nel senso che c'erano quadri addirittura del Seicento, c'era un'edizione della Divina Commedia dei primi del Quattrocento, addirittura con le notazioni di Marsilio Ficino, quindi un grande umanista, no? E poi c'erano una quindicina di album fotografici, cosa che mancava nell'archivio fotografico della Camillo, legati al nostro territorio. Quindi fotografie da 1870 in poi, quindi un patrimonio incredibile, documentario. Quindi lui si voleva portare praticamente in Canada un po' i ricordi di famiglia. Ma c'erano perfino le divise dei camerieri in panolenci, blu e gialle, con i bottoni, con lo stemma dei Caetani, insomma, i vestiti della seconda moglie. In valigie, in bauli di Vuitton, quindi cose anche dal punto di vista, del valore antiquario, costosissime. I vestiti erano tutti quanti strafirmati. La biblioteca della bambina di Sveva, con tutti i libri illustrati, fra i quali tra l'altro c'erano anche i primi libri illustrati di Cambellotti, e poi tutta una serie di documentazione dei suoi viaggi, perché appunto Leone Caetani è quello, fra i figli di Onorato, quello che ha viaggiato di più, soprattutto nel mondo arabo. Pensate che lui conosceva comunque, come, a parte il latino, il greco, il sanscrito e le lingue europee parlate ancora oggi, ma conosceva il turco, il persiano e l'arabo, e lui fece moltissimi viaggi e molti resoconti. Comunque, in questa mostra quindi noi fummo costretti a stringere un po' l'esposizione di questo lavoro, che era durato un anno, in base proprio all'occupazione delle singole vetrine. Quindi scegliemmo non tutti i personaggi, però individuammo i temi che erano stati oggetto della ricerca. La cosa interessante era questa, che quando abbiamo cominciato a prendere dei faldoni dall'archivio legati alle singole personalità, e quindi a vedere un po' qual era stata la loro vicenda terrena, i suoi rapporti che avevano interfamiliari, i loro interessi, che tipo di studi avevano fatto, ci siamo accorti
ci siamo accorti che ognuno aveva una predisposizione particolare per un tema da affrontare, non un hobby, cose molto più approfondite, e quindi era possibile attraverso la lettura dei temi in qualche modo stilare un ritratto trasversale dei Caetani. Quindi ci eravamo resi conto che questa famiglia aveva degli interessi talmente interrelati e interrelabili fra loro, quindi c'era un continuo scambio anche di opinioni, non solo fra loro, ma soprattutto con un'intelligenza mondiale. Questo ovviamente derivava dal fatto che questa famiglia, che i vari Rampolli si erano sempre sposati con donne straniere, e quindi innanzitutto un'abitudine a parlare una lingua straniera nella maniera più normale possibile. Addirittura Giovannella Caetani, che era l'unica figlia femmina di Onorato e Ada, raccontava nel suo diario che una volta in treno erano tutti in un vagone, in uno scompartimento, e c'era un unico signore che a un certo punto ha chiesto a Onorato: ma voi da dove venite? Perché sti ragazzi fra loro parlavano tre lingue contemporaneamente. Parlavano in italiano, però una frase idiomatica preferivano dirla in francese piuttosto che in tedesco, perché era evidentemente più suggestiva o più calzante, insomma, no? Quindi allora da quel momento, tra l'altro, per inciso, tutto il materiale di questa mostra è chiuso nel castello, perché essendo una mostra documentaria che va letta, è chiaro che nell'economia delle visite guidate è impossibile permettere che un singolo, no, entri e si legga tutto questo materiale, ma è rimasto lì, sia dal punto di vista della fotografia, degli atti, addirittura atti parlamentari, insomma. È un testo che, ahimè, non venne pubblicato, insomma, per vari motivi, insomma, prima perché era incompleto, ma soprattutto perché poi sono cose costose, quindi le scelte poi della fondazione erano state altre. A quel punto ho deciso di proseguire io il lavoro e me lo pubblico per conto mio. E quindi volevo farvi vedere un po' il risultato, si sta un po' concludendo questa ricerca, a partire appunto da Michelangelo. Questo incontro ha senso proprio perché i Caetani, a partire dal matrimonio di Onorato con Ada, decidono appunto di gestire le loro proprietà, e quindi si trasferiscono, per 7-8 mesi all'anno nel nostro territorio, quindi rivoluzionano le aziende che erano economicamente ammalorate, perché chiaramente quando tu affitti un territorio con una produzione è probabile che non venga migliorato, no? Che sia semplicemente una fonte di reddito per chi ha avuto questo affitto, quindi decidono di venire qua, quindi tutta una serie di lavori di trasformazione territoriale, bonifiche comprese, ovviamente bonifiche parziali legate ovviamente alla loro proprietà, e bloccate al 1905, quando una legge del Genio Civile impedisce ai privati di bonificare il proprio territorio, e da lì nasce appunto l'esigenza che le bonifiche siano gestite da un ente che sia nazionale, quindi poi sarà l'operazione combattenti, tutte le varie cose che conosciamo. Quindi ecco, questo incontro ha senso proprio come punto di partenza per capire cosa hanno fatto i Caetani, cosa hanno lasciato. Allora, per fare questo chiaramente bisogna anche entrare nel merito delle singole personalità. Allora, nelle prime righe io ho messo dei nomi con alcune cose che sono precedenti dell'attività che inizia con Michelangelo Caetani, il padre di Onorato, quindi, no? Proprio perché c'è una linea che, a partire dai primi del Settecento, rimarrà costante e invece prenderà più corpo proprio durante la metà dell'Ottocento e i primi 30 anni del Novecento, che è quella dell'interesse per la botanica.
e i Caetani hanno lasciato testimonianza importantissima di questo, che significa non solo coltivare una passione, ma soprattutto fare in modo che questa passione sia condivisa. Penso che questo sia il messaggio migliore dei Caetani, no? Il fatto che Ninfa sia aperta a tutti, anche se uno paga il biglietto, però i Caetani iniziarono a farlo anche gratuitamente quando ci vivevano. Quindi questa è un po' la testimonianza, no? Quindi il concetto di condivisione e soprattutto anche una mentalità molto laica, che vedremo poi anche in politica quali saranno gli effetti. Nella prima pagina c'è citato Bonifacio I, e quindi stiamo parlando del 500, è lui che si inventa a Ninfa l'Hortus Conclusus, quello che non è proprio aperto al pubblico per tutti, salvo in alcune occasioni, oppure bisogna chiedere, che entrando a Ninfa c'è quel grande portale con gli stemmi scolpiti. Anche lì c'è lo stemma, per esempio, è anche un'innovazione, perché invece di mettere solo le aquile o le onde, tra un'onda e l'altra ci mettono dei grappoli d'uva. Questo proprio per evidenziare che il loro interesse, se antico era la provenienza dal mare, quindi le onde del Golfo di Gaeta, adesso c'era invece una conduzione della terra, un'attenzione alla produzione. Nel caso invece proprio di questo Bonifacio I, e lui crea un sistema di orti e giardini con delle peschiere e con una coltivazione intensiva di meloni. Quindi praticamente siamo nel pieno 500, quindi c'è un'attenzione a delle essenze nuove. Fanno viaggi addirittura in Sicilia per prendere degli agrumi, e quindi c'è questa continuità poi, no? Perché tra l'altro appunto nell'attuale Hortus Conclusus, che era semplicemente distrutto dall'abbandono, hanno ripiantato di nuovo dei pompelmi. Questo proprio per far vedere nel restauro della struttura anche un restauro dell'aspetto paesaggistico di questo. Poi abbiamo Francesco IV, quindi a cavallo del 5-600, che crea il Giardino dei Fiori a Cisterna. Ed in questo periodo che ibridano delle piante bulbacee, tulipani e anemoni soprattutto, che fanno saltare la borsa in Olanda. Partono addirittura come se fossero delle cose preziosissime, appunto erano semplicemente dei bulbi. Quindi in queste prime manifestazioni, potremmo dire adesso le esposizioni che fanno alla Landriana, le facevano anche in Olanda, e loro praticamente importano del materiale nuovo, e anzi agli anemoni danno i nomi delle loro donne. Quindi c'è anche un'attenzione al femminile, che poi vedremo nel Novecento, che praticamente il giardino di Ninfa è essenzialmente a conduzione femminile, salvo il lavoro di restauro e di impianto della parte idrica e della scelta anche urbanistica di posizionare i nuovi sentieri. È invece di Gelasio Caetani. Sempre questo Francesco IV realizza il Giardino degli Agrumi a Porta della Greppara a Cisterna. Non so chi conosce Cisterna, il castello adesso ha una piazza inversa rispetto all'antico. La piazza reale era quella alle spalle, che andava verso in direzione di Coria, ecco, come veduta. Porta della Greppara è a 50 metri dal portone principale. Ci sono dei ruderi lì, perché quella zona è stata molto bombardata, ma il centro storico di Cisterna sarebbe quello, non alle spalle, perché alle spalle ci passa la via Appia Nuova, Appia Antica, si perde in mezzo ai campi e poi si sbuca sui colli, insomma. Quindi realizzano questo Giardino degli Agrumi. Poi sarà invece Francesco V che realizza, quindi stiamo parlando, lui muore nel 1810, nella villa di Cisterna, crea una serie di boschi e siepi. Quindi c'è un'attenzione a una natura apparentemente addomesticata. Tra l'altro la villa di Cisterna è rappresentata nella sala principale del castello di Cisterna, quella sulla parete corta, appena si entra esattamente di fronte, e c'è proprio la vista di questa villa, che adesso è stata praticamente molto manomessa, in cui c'è un tizio con un archibugio che sta sparando dei cervi e dei daini.
Questo fa capire anche qual era l'aspetto allora del nostro territorio. E sul lato lungo ci sono vari frammenti di affresco in cui si vede la villa di Fogliano, con l'uscita a mare e anche lì personaggi vicino alla prima villa, quella che adesso è inglobata in alcune costruzioni del secolo scorso. E poi abbiamo, per chiudere diciamo, questa parte di premessa, un momento di quindi Onorato V, il granarone a Cisterna. Il granarone è stato buttato giù praticamente qualche mese fa, con le spalle all'ingresso attuale del Palazzo Caetani, era quell'edificio lungo e basso che stava a sinistra. Quello era una serra al chiuso, quindi avevano questa attenzione perché trattavano evidentemente materiale prezioso, no? Quindi volevano garantirsi che diciamo, queste essenze venissero protette anche durante l'inverno. Quindi a metà del Settecento c'è la costruzione della villa di Cisterna, che è affrescata. Cosa succede? Hanno un tracollo economico, quindi ci sono state anche delle questioni politiche per cui il padre di Michelangelo esule a Vienna, presso la corte di Vienna, quindi ecco che anche i bambini cominciano a parlare le lingue, ad avere un'educazione diversa, abituarsi a confrontarsi con modi di intendere la vita, insomma, no? E da qui nasce poi appunto anche un interesse anche sentimentale di molti che sposano tutte donne straniere. E, cosa succede? Questo tracollo economico impone una razionalizzazione delle loro risorse. Quindi vendono tutto una quarantina di ettari a Caserta, dove poi Borbone faranno la reggia di Caserta, quello era un loro fondo. E poi vendono il nostro territorio ai Ruspoli, praticamente da più o meno l'altezza di Borgo San Michele fin giù, fino a San Felice. Quello viene venduto ai Ruspoli, quindi il paese, San Felice, i laghi, tutto quel, tranne le zone di servitù del comune diciamo, di Terracina, e vendono anche casa loro. L'attuale palazzo Ruspoli era Palazzo Caetani. Ovviamente ritornano da dove venivano, perché loro venivano dall'area del ghetto, più che altro abitavano nell'isola Tiberina. Il torrione che sta appena a Ponte Quattro Capi, con le spalle alla sinagoga, quel palazzotto lì era il Palazzo Caetani. Quindi loro ritornano nella zona diciamo, più popolare ecco, di Roma e acquistano la casa ai Mattei, e stiamo parlando della fine del Settecento. Ecco, da questo momento loro non si dedicano più diciamo, alla politica intesa come attività belliche, no? Che caratterizzava la loro attività fino a tutto il Seicento. Quindi cominciano a porre mano a razionalizzazione del loro patrimonio e soprattutto cominciano a non affidare più in affitto il territorio pontino, perché le peschiere ovviamente permettevano un guadagno, insomma, no? Però allora non veniva proprio niente. Quindi con il matrimonio di Onorato e Ada decidono di venire a vivere a Fogliano. Vivono di fatto a Fogliano, costruiscono la villa, quella lì lunga che adesso è cadente, che speriamo che la restauri, anche perché è stata depredata di tutto, ma nell'ultima stanza c'è un camino del Seicento in marmo nero, che è un marmo pregiatissimo, che non è un marmo italiano, e sopra c'è una lapide trovata negli scavi archeologici che ha fatto fare appunto Ada Caetani lì nei pressi. È un'iscrizione lunga, ecco, due volte questa lavagna, e sta a indicare che il proprietario di quel luogo era Giuliano Camenio della famiglia dei Ceglioni. È una iscrizione lunghissima, avrà forse una decina di righe, in cui il personaggio ha tutti i titoli importanti, ma lui era un sacerdote e proprio per questo viene accusato di magia. Se la salva per rotto della cuffia, e questo è noto nella letteratura diciamo, degli scrittori paleocristiani che raccontano questo episodio. Il sarcofago è a ninfa, perché quando Onorato Caetani è morto, non esisteva più ovviamente la legge del maggiorasco, quindi i loro beni sono stati divisi
a tutti i figli. Quindi adesso vediamo un po' la situazione dal punto di vista, diciamo, culturale, a partire da cosa succedeva a Roma tra la fine del Settecento e i primi dell'Ottocento. Acquistano Villa Caserta. Villa Caserta è una villa sull'Esquilino, che attualmente è di una congregazione irlandese, ovviamente è stato tutto molto trasformato. In questa villa loro creano due accademie importanti, un'accademia legata alle scienze dal punto di vista botanico e un'altra invece legata agli esperimenti di elettricità legati all'astronomia, impiantano addirittura un telescopio, da lì fanno partire il primo pallone aerostatico, stiamo parlando della fine del Settecento. Hanno una tipografia piano terra che è rimasta e pubblicano, diciamo, tutte le relazioni che fanno gli accademici. Pensate addirittura che l'accademia, quella scientifica e matematica, poi verrà trasferita a Palazzo Corsini e prenderà un nome prestigioso. Nessuno pensa che la ragione sia dei Cajani, non è altro che l'Accademia dei Vincenzi. Quindi parte da loro questa struttura culturale importantissima. Pubblicano tutta una serie di opuscoli e poi decidono che questo grande parco, perché la loro proprietà si estendeva da Santa Maria Maggiore a San Vito fino al cosiddetto palazzo, diciamo, i resti di casa di Mecenate, e arrivava fino al Tempio di Minerva Medica, quindi avevano un centinaio di... Loro questa la vendono nel 1850, proprio per decidere di investire nel nostro territorio. Tutto il giardino, tutto il parco viene diviso in due zone delimitate. C'è il parco dei poeti, che è il giardino, e il parco degli scienziati, che sono gli orti. E quindi fanno ibridazioni anche di legumi, fanno una recensio plantarum, scrivono nel 1805, la pubblicano, tutta una serie di documentazione scritta di tutto quello che c'era all'interno. Di tutto questo è rimasto ben poco, perché quella zona poi è stata investita dai palazzinari romani Umbertini, no? È stata tutta costruita in quel periodo, e questo complesso, le stalle sono trasformate in negozi, hanno alzato i piani, insomma c'è rimasto un frammento di giardino con due alberi di quell'epoca, che è una magnolia e un cedro dell'Idaro. Tra l'altro il rettore di questa congregazione, che è un messicano e che ha scoperto, insomma, tutta questa vicenda, sta catalogando quel poco che è rimasto di alberi, perché poi ogni tanto c'è un pezzettino, e allora ha chiamato persone specializzate per capire la datazione, no? Del bosso, cioè un'altra cinquantina di piccole essenze è rimasta. Lì fanno esperimenti, le prime esperimenti sull'elettricità. Quindi pensate un po' che interessi, non che fossero esattamente loro, però loro hanno avuto la capacità di mettere insieme persone che amavano la cultura, che amavano la scienza, poeti, scrittori, scienziati, no? Newton ci è venuto. Nel 75, 1700, acquistano il palazzo di Via delle Botteghe Oscure, e lì inizia il salotto, diciamo, culturale più importante di Roma. E tra l'altro, nel caso di Michelangelo, proprio per una cultura laica che i Catani avevano, erano abbastanza invisi durante i vari passaggi tra lo Stato Pontificio e la Repubblica Romana, ma, diciamo, siccome loro non sono mai esposti in maniera pubblica, sono rimasti sempre abbastanza appartati nella vicenda politica romana di quel periodo, Pio IX addirittura dà l'incarico di ministro della polizia a Michelangelo. Michelangelo però era il comandante dei Vigili del Fuoco, quindi lavorava, curava i pochi beni, diciamo, no? Fino a quando finalmente il figlio si sposerà e decideranno di venire qui. Michelangelo però fa una cosa importantissima, proprio per rappresentare, diciamo, della nobiltà romana bianca, non nera, quindi non quella papalina, ma quella laica,
viene scelto per presentare al re i risultati del, diciamo, del referendum, no? La scelta di Roma capitale. Quindi va a Firenze accompagnato dal figlio, nel frattempo era diventato anche cieco. Quindi politica, cultura, arte. In particolare lui andava, diciamo, a ripetizioni di disegno da grandi personaggi, artisti del tempo, come il Tenerani, i Mainardi, comincia a disegnare e a progettare gioielli all'etrusca. Se andate al museo di Villa Giulia, c'è una sezione di gioielli dell'Ottocento a imitazione di quelli etruschi, che sono praticamente di Castellani e suoi. Quindi c'è un'apertura, diciamo così, mentale proprio. Allora, vediamo chi c'è ancora. Ecco, quindi dal 1855 vendono la villa di Caserta, vendono anche una residenza estiva a Frascati. Tra l'altro ci abitava anche la figlia lì vicino, la Ersilia Lovatelli. Da lì vedono sventolare la bandiera italiana sul Campidoglio col cannocchiale, quindi testimoniano l'ingresso, diciamo, la fine dello Stato Pontificio. E cominciano gli interessi nell'agro pontino. Quindi cominciano a creare le aziende, una rete di aziende. Le aziende sono moltissime, di cui resta poco, diciamo così. Allora, innanzitutto quella di Fogliano, che è quella che ha avuto il maggior numero di utenti e residenti. Quindi, per esempio, la famosa casina inglese non è assolutamente la casina di caccia, no, quella era una casa costruita in stile neogotico, secondo la moda, diciamo, nord europea, con pareti amovibili all'interno, e quindi spostando le pareti garantivi uno spazio proporzionato alla famiglia che vi vedeva. Quindi potevano starci una coppia se c'era il bambino. Lo stanzone a piano terra era destinato ovviamente al pranzo comune, no? Però pensate, i contadini dove vivevano prima, no? Ci sono le lestre nel bosco, invece hanno una muratura. Non solo, ma veniva un sacerdote con un carretto, apriva l'armadio e c'era la messa. Ci sono delle fotografie con tutta la popolazione di Fogliano, tutta in costume, il sacerdote in fondo e poi tre sedie davanti con papà, mamma e uno dei figli che nel momento erano lì. Quindi Fogliano, Valvisciolo. Sotto Valvisciolo c'è un procoio. Andando a Valvisciolo, poco prima di scendere e girare sul ponte, e c'è l'incrocio che sale invece per andare a Norma, vedete una costruzione circolare a due piani. Quello è un procoio che era gestito da loro. Tra l'altro il Gelasio fece anche scavi archeologici importanti, che sono tra le cose rubate dell'antiquario di Latina, di Vittoria. In Via della Gloria, Via della Gloria è Latina Scalo, diciamo, prolungando questa strada nella zona industriale si arriva a Tor Tre Ponti. Adesso è stato restaurato e trasformato in una villa privata. Poi c'è la Porcareccia di Cisterna, dove c'è un procoio curiosissimo, perché è a 8, forma 8, sono due cilindri uniti insieme, è l'unico in assoluto. Anche questo in mano privata lo utilizzano i contadini che hanno un'azienda lì. Passo Genovese, che è ancora importante, perché Passo Genovese non è solo il procoio che adesso ospita l'antiquario, ma è anche la casa di fronte, quella con i contrafforti che hanno restaurato l'anno scorso, dove c'era il ristorante La Padovana, ve lo ricordate? Quello l'hanno buttato giù, c'è un condominio, e altre due piccole costruzioni attualmente separate dalla strada, perché la strada antica passava all'interno, non davanti come adesso. Poi c'era il cancello di quadrato non era esattamente dove negli anni 10 c'era, dove c'era Piazza del Popolo, era un po' più verso l'ex 82, verso il campo profughi. Le case Treviciane si chiamavano, diciamo, è la zona di Giunchetto e Pantanaccio, quella era una riserva privata di Leone Caetani, dove però c'erano anche delle costruzioni e quindi c'era un'azienda agricola. E poi c'era Tor Tre Ponti, ovviamente. Tor Tre Ponti in parte è stata acquistata a metà dell'Ottocento, quando hanno acquistato proprio un pezzo del vecchio convento, perché i conventi con la legge napoleonica erano stati soppressi e tutto è andato all'asta. Fossa Nova è passata ai Borghese e poi ad altri e così via, no?
E quindi loro realizzano tutta questa serie di, diciamo, di aziende che sono in qualche modo specializzate, perché a Cogliano e a Passo Genovese come a Cisterna, diciamo, l'economia è orientata verso diciamo, l'ibridazione proprio ipotecnica, perché creano delle razze nuove, hanno due razze nuove di cavalli. C'è un cavallo robusto, alto, quasi da parata, che viene poi venduto, viene fornito ai corazzieri del Quirinale. Nella parte bassa invece hanno, nella zona che è già degradata, non c'è la boscaglia, non è opera loro il disboscamento. Loro eliminano il bosco chiamato Selva Serena, che è praticamente tra il Ponte del Diavolo, Gangi per intenderci, l'azienda Gangi, verso Via della Segheria, che nel nome ricorda appunto, e fino grosso modo a Borgo Grappa. Ecco, quella era la zona che loro hanno disboscato perché avevano vinto l'appalto della fornitura delle traversine della rete ferroviaria italiana. E ovviamente con quello che non era utile alle traversine veniva trasformato in carbone, e quindi da Rio Martino c'era una decoville che arrivava praticamente da sotto Sermoneta, che attraversava anche Piazza del Popolo, era un trenino con scartamento ridotto, e quindi caricavano il carbone o il legname. Ci sono delle fotografie in questo archivio appunto di Onorato. Ecco, vediamo adesso brevemente i nomi di queste persone per capire anche come si relazionano fra loro. Allora, Michelangelo Gaetani nasce nel 1801 e muore nel 82, e sposa Callista Zebusca. Callista Zebusca è una principessa polacca, principessa polacca, la cui madre si è salvata per un pelo dalla decapitazione durante la Rivoluzione francese, perché era insieme a sua madre che invece venne uccisa, perché era dama di compagnia della regina. Presero, quando le truppe entravano e arrestarono sia lei che le persone che erano intorno, e questa bimba poi venne ritrovata dal padre fra varie peripezie. Ecco, la figlia di questa bimba è questa Callista. Callista Zebusca muore giovanissima, muore dopo 3 anni di matrimonio, riesce a fare 2 figli, che sono appunto Ersilia e Onorato, ma fa tempo da musicista a scrivere, è una compositrice musicale, tant'è vero che quando morirà il marito, suo figlio farà eseguire un requiem scritto da sua madre. Quindi questa Callista Zebusca è importante nei rapporti con il mondo arabo, perché il padre era talmente noto nell'ambiente libanese e siriano, perché commerciava in cavalli arabi che poi venivano ibridati con i cavalli polacchi, eccetera, eccetera, che quindi nasce questo interesse proprio per questo tipo di commercio, di interesse anche proprio zoologico, diciamo così, no? Ersilia è una dei due figli, la prima, questa nasce nel 1840 e muore nel 25. Sposa un diplomatico che tra l'altro avrà anche dei ruoli dirigenziali nell'amministrazione pubblica del Regno Italiano, è un'archeologa e scava sulla via Appia, scava a Cisterna, scava dappertutto, scava soprattutto alla Cecchignola, e la gran parte dei reperti archeologici che sono a Palazzo Caetani sono quasi tutti provenienti da scavi che fece lei. Lei, quando muore nel 25, la figlia Callista, che prende il nome appunto della nonna, dona la sua biblioteca all'Accademia dei Lincei, perché lei entra nell'Accademia dei Lincei come accademica nel 79. È praticamente la seconda donna che nell'Ottocento entra nell'Accademia dei Lincei. L'altra è una di qui, è una botanica di Terracina, è Elisabetta Fiorini Mazzanti. Una botanica che ha una storia incredibile, è importante consultare i suoi erbari, perché lei fa l'inventario di tutte le erbe, di tutte le arbusti, eccetera, che quindi sono importantissime per sapere qual era la vegetazione qui, visto che la bonifica ha azzerato un patrimonio.
Quindi lei poi si è anche interessata molto a piante più minute, ai licheni, alle cose, insomma. E quindi ecco, delle due donne, Ersilia è questa archeologa. Onorato, nasce nel 42 e muore appunto, no, qui è sbagliata la data, nel 17 muore. Nel 17 muore e con la sua morte chiaramente c'è la fine di Fogliano, perché con l'eredità i tre maschi si mettono d'accordo, cercano di fare, diciamo così, degli affari, insomma, no? Quindi c'è un collegamento con delle banche, poi c'è la crisi del Banco di Roma, insomma, praticamente questa viene svenduta poi ad altri, no? E sappiamo poi cosa è successo anche degli immobili, perché l'immobile è stato completamente devastato, la villa famosa, no? Cosa fanno a Fogliano loro? Realizzano gli altri edifici, ma soprattutto impiantano un giardino. Quindi Ada ha una dimensione, diciamo, più per un giardino romantico, no? Quindi realizza, importa delle piante, delle essenze non locali e importa le palme e rimanda il giardino che stava sulla riva, lo rimanda con le palme nel retroduna, che purtroppo sono morte tutte col punteruolo, ma ancora 7-8 anni fa, al di là della riva verso Rio Martino, diciamo, proprio esattamente di fronte alla villa. Quello che resta è invece un viale che così geograficamente onorato, ha progettato lui, un viale di pini lungo 200 metri, che però non è accessibile ancora perché è in stato di abbandono, ci sono i pini così orientati, ma poi ci sono dei rovi, esattamente come poi era ninfa, insomma, ecco. Onorato ha, vediamo, ecco, Ersilia praticamente sposa questo Giacomo Colombo e ha praticamente sei figlie: Giovanni, Callista, Vitoldo, Rosalia, Giuliana e Filippo. Sono persone che sono legate ovviamente al salotto culturale della madre, perché la madre abita in Palazzo Lovatelli alle spalle di Palazzo Caetani. Quindi ci troviamo attualmente a sede di una casa d'aste ed è attaccato al ghetto, perché la strada, la piazza su cui si affaccia è Piazza Campitelli. L'altro ingresso è su via della Pescheria, che poi entra nel ghetto, entra proprio al portico d'Ottavia, insomma, no? Sono scrittori, la moglie di Vitoldo, per esempio, è una importante decoratrice che presenta mostre a tele, stoffe importanti, in quel momento, insomma, c'era un'attenzione per le arti decorative. Filippo, per esempio, è anche un fotografo e uno scultore, realizza i ritratti di molti e anche una scultura, un ritratto scolpito di Sveva, quindi della cugina, per arrivare a Onorato. Onorato sposata Wilbram e questi sono i figli: ecco, Leone, primogenito, Roffredo, Livio, Giovannella, Gelasio e Michelangelo. Ecco, Michelangelo è quello che è un po' il contraltare dell'altro Michelangelo, fondatore, diciamo così, della famiglia nella parte ottocentesca. Allora, Leone Caetani sposa Vittoria Colonna. Pensate che in questo matrimonio le due famiglie fanno finalmente pace, perché era dal 500 che erano in lotta, no? Quindi si sposano e si incontrano a Ninfa, si innamorano, ma nell'arco, diciamo, di pochissimi mesi c'è questo matrimonio, non provato da una frequentazione di fidanzamento, per cui immediatamente nascono dei dissapori, perché sono due culture diverse, ha interessi diversi, ecco. Lui è uno studioso, evidentemente trascurava forse anche la moglie, ma diciamo che l'elemento importante è quello che stabilisce poi la frattura, è il fatto che nasce Onoratino, che era menomato. Quindi il figlio di Leone, il primogenito, quello che avrebbe avuto il titolo, nasce, muore poi negli anni nel 46 e viene, vive sempre con la madre, che se lo porta in giro per il mondo, perché poi Vittoria è nata in Inghilterra per parentela materna, diciamo, con famiglie nobili inglesi. Quindi questa frequentazione poi alla fine affitta addirittura una villa sul Lago Maggiore, l'Isolino, dove lei incontrerà e avrà una storia d'amore con Umberto Boccioni. Ma in quel momento la separazione è già in atto e quindi Leone Caetani incontra una bellissima donna, una soubrette, che è appunto
Ofelia Zennoni Fabiani, da cui avrà una figlia. Quindi anche le residenze si cominciano a separare. Vittoria Colonna, le viene acquistato un piano del Teatro di Marcello, che lei chiamerà Palazzo Caetani, che poi è stato venduto alla figlia di Croce, insomma. Lei vive lì con lui, ma lui praticamente non ci va più, e costruisce invece una casa sul Gianicolo, Villa Miraggio, che sarà poi il soggetto di moltissime opere di Sveva pittrice. Quindi, ovviamente in quel periodo non c'è il divorzio, il buon Leone ha problemi politici perché è contro diciamo, l'aggressione italiana nelle colonie, e fa interventi molto, molto drammatici in Parlamento. E tra l'altro sono tutti e tre in Parlamento, il padre, il figlio e l'altro, di Gelasio, Onorato e anche Leone. Roffredo, quindi lui se ne andrà via, venderà la terra ai contadini a poco prezzo, a molta la regalerà e se ne andrà nel Verno, va in Canada dove affitta una piccola casa, fa il boscaiolo, insomma, no? E quindi vivranno anche in condizioni anche economicamente disagiate, perché insomma la stessa Sveva addirittura viene diseredata dal padre, ma non perché ce l'avesse con lei, semplicemente per dire cominciamo tutti da zero, tant'è vero che lei ha dovuto mantenersi dando lezione, pur non avendo il titolo, insegnando le lingue, perché poi loro parlavano tranquillamente 3-4 lingue, e solamente alla fine della sua vita ottiene una sorta di laurea ad honorem in Canada per poter ufficializzare, diciamo, questa sua professione che serviva diciamo così a mantenersi, insomma, in qualche modo, no? E mantenere tra l'altro la casa che custodisce documenti importanti di Leone, soprattutto antifascisti, perché lui poi è rimasto sempre in contatto con i fuoriusciti che erano a Parigi. In Italia non è più venuto, pare forse una volta, perché poi il fascismo gli ha tolto la cittadinanza e l'ha tolto dall'Accademia dei Lincei. Le cose sue però sono rimaste all'Accademia dei Lincei, perché lui prima di partire ha fatto questa donazione. Anzi, all'interno dell'Accademia dei Lincei c'è la sezione degli studi islamici. Lui ha donato 40.000 documenti autografi dal 900 d.C. fino al 500. Tutte cose che lui ha acquistato e che ha donato. E tra l'altro lui ha iniziato a scrivere gli annali dell'Islam e poi ha iniziato a scrivere il biografico italiano. Quello che attualmente è in corso di stampa da parte della Treccani è stato iniziato da lui. E quindi vedete che personalità, insomma, ci sono. Poi abbiamo, vado un po' in fretta per arrivare, Roffredo Caetani sposa Margherita Chapin, che è un'americana di origine francese. Lei è una soprano, lui è un musicista. Lei va a studiare a Parigi, si incontrano, si sposano e vivono lì fino a quando muore la madre di Roffredo, Ada. E lì chiaramente creano un salotto culturale importantissimo. In particolare nel loro salotto ci sono pittori, scrittori, soprattutto i post-impressionisti, ma scrittori di levatura internazionale, e lei decide di condividere questa sua passione con i lettori scrivendo una rivista che poi è un volume unico, si intitola Commerce, quindi Commercio delle Idee, e lì vengono pubblicati i primi capitoli di un volume ancora inedito. La stessa cosa la farà in Italia, quando saranno costretti a vendere la villa Ville Romaine, che è a Versailles, dove chiaramente poi sono nati i figli, e ritornano qui perché erano morti tutti e doveva in qualche modo curare gli interessi della famiglia. Qui scriverà, curerà l'edizione di un'altra rivista culturale, ma la chiamerà Botteghe Oscure. Botteghe Oscure non è l'accezione semplicemente legata all'indirizzo in cui c'era il Palazzo Caetani, dove ovviamente loro abitavano, ma legata più a un momento di oscurità della politica italiana. E questa mi pare che sono uscite una quindicina di volumi fino agli anni 60, ma è bello leggere i documenti che vendevano una mucca per poter pubblicare il libro, cioè erano molto attenti e proprio
era molto forte questo desiderio, insomma, di far conoscere ai lettori, anche se era un pubblico, diciamo così, raffinato, no? I testi importanti della letteratura internazionale. Moravia ha avuto pubblicato i primi capitoli, tanti altri, in lingua originale tra l'altro, no? Il direttore e il redattore di questa rivista era Giorgio Bassani. Giorgio Bassani, che tra l'altro nel Giardino dei Finzi Contini lo dichiara, si ispira a Ninfa. Quindi c'è questo rapporto circolare, insomma, con Margherita. Allora, Margherita sarà l'anima del Giardino di Ninfa. Anima in che senso? Che darà a Ninfa una visione selvaggia del giardino, piantando glicine e mettendo delle cose molto in contrasto tra loro. Non molto d'accordo con la figlia, tant'è vero che quando muore appunto nel 63, sì, Lelia prende lei la decisione di gestire anche con piantumazioni diverse, abbatte proprio molte piante che a lei non piacevano, quindi dà una visione anche un po' più intimista del giardino. Infatti è suo il progetto che è contro le mura, quello che viene chiamato il Rock Garden, un giardino roccioso, dove nei ruderi, no, del crollo di queste mura ci sono fiorellini più minuti, al massimo sono alti 30-40 centimetri, no? Che stanno praticamente in continua successione, quindi è tra l'altro la parte di giardino che anche d'inverno ha sempre qualcosa di colorato. Tenete conto però che i Caetani hanno scelto essenze arboree in cui la componente cromatica era sempre molto presente. Per esempio, se non c'erano le foglie, non erano, ecco, c'era intanto la colorazione autunnale degli aceri, perché è uno spettacolo, no? Ma soprattutto ci sono degli alberi che d'inverno, dopo essersi spogliati, hanno la corteccia che è bianchissima. È una specie molto particolare di eucalipto, che tanto è quella che fragorosamente cade giù tutta il rivestimento. E poi abbiamo appunto Lelia, che è pittrice, soprattutto pittrice giardiniera, così c'è scritto nella tomba, e lei addirittura ha cominciato a progettare il giardino nel senso di realizzare, si potrebbe dire, proprio dei progetti pittorici. In tanti quadri si vede proprio un cipresso o un altro albero messo da un'altra parte, poi invece in realtà non ci sono. Quindi lei ha voluto immaginare come avrebbe potuto essere la vita di quel percorso se ci fosse stato, ecco. Fate conto però che laddove trovate a Ninfa degli orientamenti nella piantumazione, quello è un messaggio per dire: guardate che qui sotto c'è una strada romana. Questa è una scelta però che fece Gelasio. Nel momento in cui vedete degli spiazzi con alberature basse, lui ha dato la prova che ci fosse una piazza, che poi è una pianta curiosissima, rilevata da Gelasio, proprio perché le chiese sono tutte addossate sul confine, nel senso che sono o conventi, quasi sempre conventi, che quindi diciamo che i frati erano anche delegati a difendere le mura. Non è solamente come nelle piante, diciamo, medievali normali, che la parte centrale è quella importante della piazza del comune, per esempio, è tutto molto defilato, perché l'attenzione è alla viabilità fluviale. Il corso è il fiume, infatti le case fondaco, che sono quelle che hanno accesso anche dall'acqua, se ne vedono una decina, con dei ruderi un pochino più alti. E poi abbiamo Camillo. Camillo che appunto muore nel 40, lui era negli Stati Uniti per studiare storia dell'arte, e quando è entrato in guerra, chiaramente, pur avendo la cittadinanza anche americana, perché era ospite chiaramente degli zii, decide di rientrare in Italia e parte volontario e viene mandato in Albania. In Albania verrà ucciso, ma non in guerra. Verrà sparato dagli italiani in branda, e di questo ne dà notizia proprio Margherita stava andando in treno con un amico, a un certo punto questo le dice: ma
cosa ti rattrista? Dice, io ho questo problema della morte di mio figlio, che mio figlio non è morto in guerra, anche perché la salma è arrivata dopo mesi e mesi, quindi non ha potuto neanche fare l'autopsia. In sostanza, un ministro della guerra chiese a Margherita, quando il figliolo era appena partito, che le pare, se aveva piacere di farlo richiamare sarebbe stato il piantone al ministero. Lei ha risposto molto in malo modo, dicendo appunto che i Caetani servono la patria, e una proposta del genere non l'avrebbe mai accettata, e ha sbattuto giù il telefono. Il ragazzo è morto 2 giorni dopo. La cosa curiosa è che il fratello di Margherita era il militare che ha, come si può dire, predisposto la prima fase del processo di Norimberga. E quindi lei ha incaricato il fratello di indagare su quello che sospettava fosse successo, insomma, no? E quello gli ha detto: non posso fornirti delle prove, fino a un certo punto abbiamo potuto arrivare, dopo c'è il silenzio, e quindi, e a quel punto si è messo appunto a scrivere questa serie, a dirigere questa serie di... Tra l'altro il Camillo Caetani è morto senza sapere che aveva un figlio, che è vivo, e vive a New York, ed è figlio di un avvocato, è avvocato lui stesso, che ha sposato la fidanzatina, che quando è partito non sapeva che era incinta. E quindi i parenti americani sono in contatto con questo, e tra l'altro il suo insegnante di storia conosce tutta questa realtà, perché in America l'istituzione pubblica rispetto alla genealogia delle famiglie è molto capillare. Anche i nostri parenti, per dire, che sono andati, c'è un tipo di ufficio che ti dà addirittura la fotocopia dell'arrivo in nave del 1880, ecco. Quindi figuriamoci poi dei rampoli di famiglie che invece hanno avuto relazioni internazionali, come nel caso di Camillo. Ed è per questo che il padre ha intitolato la fondazione I Beni di Roma a Camillo. Perché ho messo a fianco l'amico Peter Tompkins, che è morto una decina d'anni fa, era il suo, diciamo, compagno di studi. È importante questo personaggio perché insieme a Hubert Howard, secondo ovviamente la parte politica che ha in qualche modo gestito il post-omicidio di Moro, sembrerebbe che questo Hubert Howard, e poi vedremo più avanti Markevich, il marito sempre di una Caetani, siano stati coinvolti nella trattativa per salvare Moro. Non si sa cosa sia successo, ci sono dei libri, insomma, che hanno affrontato questo aspetto. La trattativa si è interrotta, in sostanza. Quindi c'era una componente, diciamo, americana in questa trattativa, e una componente russa, che era legata appunto a questo Igor Markevich, che poi ha sposato una cugina. Lelio sposa Hubert Howard, che è appunto un inglese che ha avuto una notevole parte nelle truppe alleate, insieme a questo Peter Tom, che si è fatto paracadutare di notte a Ninfa. È lui che ha organizzato l'ingresso a Roma, e ci sono diversi testi suoi. Tra l'altro stava scrivendo un volume sulla vicenda della morte di Camillo, e purtroppo è morto. Adesso speriamo che la vedova metta mano a questo. Poi abbiamo Giovannella, che era l'unica donna che sposa un politico, uno in politica, poi nella diplomazia belga. Lei stessa diventa dama di compagnia della mamma della regina José, e quindi ha 6 figli, ecco, Enrico, Livia. Livia sposa Francesco Durazzo, un nobile genovese, e ha 3 figli, Carlo, Michelangelo e Donatella. Carlo è ancora vivo e gestisce le lagune di Orbetello, un grande allevamento di pesce. Tra l'altro ha una casa in campagna bellissima, moderna, diciamo, no? Era un rustico, poi è stato ingrandito con vari ambienti, e ha smontato tutti gli stipiti
in alabastro della villa che la madre, che la nonna, cioè Giovannella, aveva ereditato, quella di Cisterna. Sono proprio i pilastri, l'architrave, le soglie, insomma, c'è tutto questo collage di ricordi, perché è stato levato praticamente dalla nonna, perché i suoi si erano separati. E poi abbiamo l'ultimo, Michelangelo. Michelangelo sposa una nobildonna fiorentina, Cora Maria Antinori, e ha praticamente una figlia, Topazia. Topazia sposa Igor Markevich, questo direttore d'orchestra, e quindi ha Allegra, Nathalie, Oleg e Timur. Timur muore piccolino. Oleg diventa musicista anche lui e è quello che si fa chiamare Gaetani. Non si firma Markevich, si firma anche dei frontespizi, delle locandine, dei concerti, Oleg e Gaetani. Il Markevich è importante perché aveva sposato, prima di Topazia, Kira Ninsky. Ninsky era quel famoso ballerino russo, dei balli russi che erano venuti a Roma, quindi era figlia di questo Vaslav Ninsky, da cui ebbe Vaslav Markevich, che è attualmente nato nel 1937 e che attualmente è un direttore d'orchestra al cognome di Markevich. Ho fatto una carrellata molto, molto generica, però, perché è un mare magnum, poi di ogni personaggio ci sarebbe da dire moltissimo. C'è una cosa che mi ha sempre incuriosito nelle due figure proprio carismatiche di Leone e di Gelasio. Da quello che ho capito, la mia ignoranza, Leone era molto legato al socialismo umanitario, no? Era una persona progressista, mentre Gelasio era anche legato al potere anche fascista. Questo è quello che mi risulta. Che rapporto c'era? Come vivevano in famiglia e come gestivano poi questa forte contraddizione che c'era? Mi ha sempre affascinato questa cosa, non ho mai trovato riferimento. Allora, fai conto, intanto bisogna vedere un po' la definizione di questi partiti, no? Sì, vabbè, certo. Allora, loro sono riformisti, perché anche leggendo gli interventi alla Camera di Gelasio, ma di Onorato un po' prima, sono tutti, per esempio, sono legati chiaramente alla messa a disposizione del popolo delle strutture. Onorato, per esempio, fa in modo che la rete telegrafica venga completata nel Lazio. È quello che spinge il finanziamento per realizzare la ferrovia, stiamo parlando dell'Ottocento, che poi vada sotto casa sua, ma qua non poteva esserci, perché qui c'era ancora una situazione, diciamo, di disastro ambientale, visto che non c'era manutenzione, no? Quindi c'è tutta una situazione legata poi anche al benessere del luogo. Sono loro che creano, anche regalando i terreni, le scuole al gruppo di Giovanni Cena, Candellotti e così via, stazioni sanitarie sono sempre, che poi finirà addirittura con le colonie, perché Margherita Gaetani negli anni 50 ospita nel castello le colonie estive, insomma, ecco. E Leone Caetani è già una questione diversa, perché Leone Caetani è contro, diciamo che è filo islamista per interessi culturali. Poi lui è molto conosciuto in quel mondo, fa viaggi a piedi, scrive, insomma, ha relazioni internazionali nel mondo arabo. Lui non sopporta che l'Italia abbia deciso di avere questo famoso posto al sole. Tra l'altro ci sono interventi pesantissimi contro il governo, perché le scelte, diciamo, belliche non sono mai passate per il Parlamento, sono state scelte autonome. Qui non c'è stato un dibattito parlamentare per decidere di mandare. Qui dice, ma come? Per quei quattro sassi che abbiamo sono morti ieri 500 nostri soldati. Questo è il commento che fanno, no? Gelasio è diverso, perché Gelasio proviene da un partito nazionalista. Perché allora il clima culturale qual era? Erano ancora le code rispetto agli staterelli che c'erano prima. Quindi essere nazionalisti significava essere per un'Italia democratica, no? Ovviamente poi c'erano delle varie differenze. Gelasio Caetani è stato nominato ambasciatore negli Stati Uniti perché lui ci aveva lavorato, conosceva le lingue, aveva relazioni internazionali, lui era un ingegnere, si era poi diplomato non solo a Roma ma a Liegi e poi a New York, addirittura era diventato uno specialista nel migliorare, diciamo, la possibilità che da una certa roccia uscisse più oro o meno oro, insomma, era in società
fece venire addirittura anche Leone in quella zona. Per i suoi rapporti internazionali viene nominato ambasciatore, ma lui riesce ad abbassare il debito che l'Italia con gli Stati Uniti aveva ancora durante, rispetto alla prima guerra mondiale, no? Poi Gelasio poi fa tante cose, lui è ambasciatore per due anni, ma poi muore, nel 34, quindi muore nei pieni anni 30, quindi è stato sempre molto, molto marginale poi alla vita locale, no? Tant'è vero che appunto hanno dovuto richiamare dalla Francia Roffredo, che invece era completamente al di fuori delle scelte politiche della famiglia. Livio per esempio era ambasciatore, lui ha lavorato perfino in Abissinia, ma stiamo parlando di prima del 15, lui muore nel 15 in guerra, muore di polmonite, però in un contesto bellico, insomma, no? Quindi ecco, la famiglia si pone in maniera, bisogna vedere anche la cronologia, perché è onorato, muore nel 17, insomma, quindi Livio fa una carriera diplomatica, muore nel 15, i due che avrebbero potuto essere in collisione sono proprio Gelasio e Roffredo, scusate, e Leone. Ma Leone vive anche molto, molto male la sua esperienza politica, perché a un certo punto si irrigidisce in un clima anche, lui ha anche degli attentati per essere contro, perché viene accusato di essere diciamo contro il governo, visto che ormai si diceva andiamo tutti in Africa, e lui diceva no, dobbiamo rispettare la gente che sta lì, perché il problema è il fatto che lui li conoscesse, conosceva perfettamente, insomma, come andavano gestiti, diciamo, questi popoli. La realtà era la stessa di oggi, perché sono grandi tribù, adesso sono vestiti all'occidentale, però i clan sono ancora legati a quante migliaia di dromedari hai, a quanto petrolio hai, che allora non c'era neanche quello, insomma. Quindi ecco, la realtà è questa, però lui viene poi preso in un clima molto diverso. Tra l'altro, se leggete il libro che ha scritto Marella Caracciolo su questo presunto amore, che poi diciamo non si è neanche consumato, diciamo così, perché si sono frequentati 3-4 mesi, ma nei messaggi si capisce che c'è una certa liaison, diciamo così, sentimentale con Boccioni. Lei alla fine dice, giustifica il fatto che lui abbia lasciato tutto, no? Quindi c'è una delusione politica, in qualche modo anche una, come si può dire, una consapevolezza di non essere più all'altezza di rappresentare una famiglia in quel contesto storico, in cui non c'era più il duca con i possedimenti, no? E quindi a questo punto lui fa veramente un taglio col passato, vende tutto, regala le cose, insomma, no? ci sono le lettere. Tra l'altro credo che in questi giorni alla Fondazione presenteranno proprio l'archivio. Non so quanto di quell'archivio sarà pubblicato, o se lo presento, non ho l'idea, perché lo faranno, mi pare che sia sabato mattina, a Tre Ponti. Quindi certo c'è stato un rapporto, ma ti ripeto, neanche di conflitto. Stavo pensando a questa evoluzione più spirituale di Leone. Tra l'altro, essendo islamico, era diventato addirittura moderatamente anticattolico. Poi c'è una cosa curiosa da dire, che è legata anche a Leone. Alla fine dell'Ottocento nasce una corrente di pensiero che non è ancora molto indagata, che è quella di riportare la religione pagana al posto della religione cristiana, cattolica. Questa cosa viene presentata anche a Mussolini, e tra l'altro alle spalle di questo ci sono personaggi che sono dentro la massoneria, archeologi importantissimi, e quindi cominciano a fare festeggiamenti, cose, processioni. Per esempio Livio stesso dice: quando finirà la guerra andrò al monte sui Colli Albani, come andavano i generali per portare, diciamo, omaggio alla divinità principale, no? Questa cosa Mussolini l'aveva accettata. Poi invece con i patti lateranensi questa cosa viene eliminata, e curiosamente è rimasta negli apparati scenografici, le parate, le feste, si vedono nei filmati dell'epoca, insomma, no? Questo è rimasto l'aspetto, diciamo, più deteriore, però la tendenza era quella.
Allora, in alcune riviste che affrontano questo argomento ci sono dei testi scritti da Leone, probabilmente, perché non firmati con uno pseudonimo, intervistati dei personaggi romani, non hanno voluto dire che era Leone, ma hanno detto è un nobile romano che ha i possedimenti pontini. Quindi lui deve aver passato una temperie culturale, spirituale anche, no? A parte pensate anche al matrimonio che se ne va, il figlio che è anormale, il figlio era praticamente un bambino, poi ha avuto un sacco di operazioni al naso, non respirava, sbavava, quindi veniva praticamente recluso, era un bambino che non ha avuto il piacere di essere bambino, di giocare, no? La madre lo teneva, sì, lo amava molto, ma erano gli altri che rifiutavano questo tipo di diversità, insomma, no? Quindi questo è stato un dramma per lui. E poi lui sposa praticamente da una donna che era più semplice rispetto a quello che ho capito, no? Lui ha fatto questo passaggio. La donna che sposa, la Ofelia Zenoni Fabiani, era sposata. Quindi pensate allo scandalo nel 1910-12. C'era Bigamo, quindi. Lei era Bigamo. Lui ha avuto, una figlia, questa Sveva, che tra l'altro poi c'è stato anche questo rifiuto della famiglia, no? Con i denti, insomma. Infatti non c'è corrispondenza, potevano essere coetanei con lei, 12-15, insomma, no? Infatti sarebbe bello spulciare nell'archivio in Canada, al di là che poi lì ci sono documentazioni molto importanti sul suo ruolo antifascista, perché lui ha mantenuto rapporti con Giovannella, poi tutti hanno donato a tutti, perché Giovannella pensate che Livio Caetani è stato quello che ha salvato le delegazioni italiane durante la rivolta di Bossa, era un ragazzo di 20 anni, era soldato di leva, è morto il comandante, sono rimasti in tre, hanno preso i fucili, sparavano da tutte le finestre correndo dentro e i cinesi fuori erano convinti chissà quanti ce ne sono che sparano, e così hanno salvato anche la delegazione tedesca fuori. Giovannella c'è andata come moglie dell'ambasciatore 3 anni dopo e lei ha fatto un reportage fotografico della vita della donna cinese, perché lei ha frequentato poi l'imperatrice, cosa che era proprio impossibile, non la potevi fotografare. Lei è riuscita, è una documentazione incredibile, che è tutta completamente inedita, che c'era in questo Carlo che io ho conosciuto. E tra l'altro poi tutti i suoi viaggi, eccetera, la documentazione dei viaggi orientali li ha donati all'ISIAO. L'ISIAO è un'istituzione culturale che poi è alla base del Museo di Arte Orientale che sta a Via Merulana. Quindi tutti poi hanno donato quello che hanno prodotto. Ecco, diciamo il concetto più importante forse è questa necessità sentita di condividere i propri interessi anche con altri. E noi abbiamo, pensate che il fondo islamico dell'Accademia di Lincei è più grande in assoluto anche nel mondo arabo, perché nel mondo arabo sono tutti chiusi fra sunniti, sciiti, yazidi, eccetera, invece lì c'è tutto, ma parliamo di documentazione manoscritta, a parte che lui ha fatto viaggi a piedi, fa una cosa. Io ho fatto un viaggio seguendo le sue orme in Algeria e sono andato a vedere proprio le oasi dove lui è passato, no? Poi si vestiva l'arabo, ci sono le foto che manda a Vittoria Colonna in francese, dice ecco il tuo fidanzato errante, errabondo, una cosa del genere, ma seduto con tutto lo shesh in testa, vestito proprio l'arabo. Vabbè. Aspetta, mi avvicino che sono un po' sordo. Alzo la voce. Abbiamo capito che i Caetani erano abbastanza progressisti tra 800 e 900, ma era una circostanza comune che la nobiltà romana, i Colonna erano simili. Da dove venivano? E l'altra invece, la faccio subito l'altra domanda, andando indietro all'alto medioevo, prima del 1000, qual è l'origine dei Caetani? Possiamo pensare sia la nobiltà germanica? Loro dicono appunto di sé che venivano da Gaeta, perché c'è ovviamente il cognome con la G e con la C, che poi fino a tutto il 400 si confondono, le stesse persone si firmano con la G o con la C.
sono di nobiltà bizantina, perché tra l'altro c'è anche un papa di mezzo, al di là adesso di Bonifacio VIII. Quindi l'origine è sicuramente quella, perché i documenti più antichi sono venuti da Gaeta. Non lo combatta quindi nessuno. No. Bizantini, poi tornando indietro nel tempo bisogna vedere che cosa, insomma, no? Quindi è una nobiltà marittima, tanto è vero che nell'Ottocento, nel Cinquecento si hanno detti che quel golfo, quelle due onde sono i due golfi di Gaeta, oppure due vittorie contro i turchi. A parte che qualcuno dei Gaetani era il comandante della fanteria, il battaglia di Lepanto, era uno dei due, no? Facendo un salto storico rispetto alla domanda precedente, mi ha intrigato quella vicenda di questo Camillo Gaetani, c'è qualche, non so, qualche dettaglio in più se possibile, perché mi ha intrigato questo aspetto, cioè muore non per via militare, si sa qualcosa in più. Diciamo che pur non essendoci delle prove, però c'è una certezza della madre che ha parlato con il fratello, che ha fatto questo tipo di ricerca. Non si fa qualche ipotesi in merito? Beh, l'ipotesi è stata sicuramente che lei ha battuto giù il telefono al ministro, dicendo che una cosa del genere non la gradiva proprio da un fascista. Le parole sarebbero state queste. Perché sarebbe stato ammazzato? Perché sarebbe stato ammazzato? Beh, in quel periodo sono morti di morte molto sospetta 7-8 ramponi della nobiltà romana. Cioè uno parte con l'aereo, a un certo punto l'aereo decola e precipita così, quindi hanno messo qualcosa. C'è una letteratura, non è che ci stiamo inventando, cioè, tra l'altro in un volume che è venduto, che è in vendita lì a Ninfa, quello grande, c'è a un certo punto riportata la vicenda degli ultimi Gaetani, appunto, e quando parla di questo episodio c'è l'intervista di questo personaggio che era amico che poi era Levi della Vida, un amico di famiglia che è morto recentemente, la figlia, vivono comunque. Sì, è uno di quei professori che si opposero all'allineamento del regime. Un esproprio pesante che Gaetani, non è che l'hanno venduto, che hanno avuto un esproprio. Quindi, insomma, finché c'era Gelasio le cose si sono, diciamo, mantenute, tant'è vero che, per esempio, il terreno per fare la ferrovia è stato comprato. Tra l'altro lui è stato direttore dei lavori del canale di Ambrate, il canale Mussolini era direttore. Ma dopo no. Morto Gelasio e Leone, la situazione era ingovernabile in famiglia, non c'era più nessuno, c'era Roffredo che era musicista, e poi era un pareggio, insomma, no? Thank you.